Cara Uncinettina, in questo tutorial facciamo insieme la lavorazione in tondo del punto coccodrillo. È un progetto che sarà un sacchettino da bomboniera, sacchettino porta cellulare, sacchettino porta ciò che volete voi. Di nuovo, vi dico così perché veramente è un'idea che poi mi è stata data. Infatti, l'idea l'avevo anch'io. Di fare un video sulla lavorazione in tondo di questo stupendissimo punto, perché voglio fare anche un basco, non lo so, una borsa, qualcosa. E mi è stato chiesto da una delle uncinettine, ho detto ok, va bene, sarà questo il momento del punto coccodrillo lavorazione in tondo. Allora, per lavorare in tondo il punto coccodrillo è molto semplice, potete fare anche dei cappellini per i bimbi, dei capelli per noi, per dei baschi, dicevo, borse e così via. Dobbiamo utilizzare un multiplo da 6, punto, da 6. E io per questo progetto inizierò con una catenella da 48, 3, 4, 5, 6, quindi 48. Ecco la mia catenella da 48 puntini e sarà così, no? Perché adesso noi dobbiamo stare attente che non si attorcigli, che rimanga così, no? Perché dobbiamo entrare con l'uncinetto nella prima catenella lavorata, verificare di nuovo che tutto sia a posto e fare il nostro punto bassissimo. Ups, insomma, io non lo so cosa ho fatto qua, chiedo a voi, e fare il nostro punto bassissimo. Sì, ok, fatto. Punto bassissimo e verificare di nuovo che sia tutto a posto, perché se no noi arriviamo alla fine del primo giro e ci troviamo che non è tutto liscio. Va bene, quindi guardate 2 o 3 volte, non c'entra quante volte, però è meglio guardare prima che dopo. Bene, e adesso iniziamo a lavorare così. 1, 2, 3 sarà il nostro primo punto alto. Una catenella sarà il nostro primo, sarà lo spazio da una catenella, e sempre nella stessa primissima catenella, qua dove abbiamo fatto il punto bassissimo per chiudere in tondo, facciamo un punto alto, e questo è il nostro primo punto V. Poi, saltando una, due catenelle, nella terza entriamo con l'uncinetto, lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, tutto nella stessa catenella. Adesso noi tutto intorno, in ogni terza catenella, lavoreremo un punto V. Cosa vuol dire punto V? Vuol dire un punto alto, una catenella, un punto alto, tutto nella stessa catenella. Saltando 2 catenelle di base, entriamo nella terza e lavoriamo un punto V. 1, una catenella e 2 punti alti, praticamente 2 punti alti divisi tra di loro da una catenella nello stesso punto. 2 catenelle di base saltate, entriamo nella terza. No, non saltate in padella, cioè saltate una catenella e un altro punto alto. Bene, quindi 2 catenelle di base, saltiamo nella terza, entriamo e lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, e praticamente abbiamo qua, vedete, si formano questi bellissimi punti a V, 1, 2, 3, 4, 5 per adesso. Ok, andiamo avanti così per tutto il nostro giro di 48 catenelle. Saltiamo 2 catenelle di base, nella terza entriamo e lavoriamo
un punto alto, una catenella e un punto alto. Saltiamo 2 catenelle di base, nella terza entriamo e lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Ok, andate avanti così e dopo cominceremo a lavorare praticamente il punto coccodrillo, perché sapete già, quelle di voi che conoscete il punto coccodrillo a righe, no? Lavorato a righe, e quelle di voi che non lo conoscete, meglio cioè meglio andare a guardarlo e impararlo, perché dopo è più facile capire quest'altro. Si lavora praticamente in 2 tappe, in 2 giri, no? Primo giro creiamo lo scheletro, diciamo, del nostro punto coccodrillo, e nel secondo cominciamo a lavorare intorno a questo scheletrino, il nostro punto coccodrillo. Ok, sono quasi alla fine, ho ancora da lavorare, salto 2 catenelle, nella terza lavoro l'ultimo punto a V, eccolo qua, e saltiamo 2 catenelle ed entriamo 1, 2, 3 nella terza catenella delle nostre 3 catenelle iniziali, 4 per esattezza, però sì, nella terza, e chiudiamo il nostro giro. Ecco, avevamo una cosa del genere. Io mi sono scordata di dirvi, ma penso che abbiate già capito, lavoro con il mio cotone cablé numero 5, l'uncinetto numero 1, ho 1,9 mm. Ecco, e o una cosa del genere, non sarà molto grande, sarà così, vediamo, pochettino, 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 quindi misuriamo, perché noi praticamente, essendo un sacchettino, sarà così, no? Quindi sì, sui 9 centimetri sarà il nostro sacchettino. Se lo volete più grande aggiungete ancora 6 catenelle, no? Cioè molto semplice. Adesso, per il nostro secondo giro, dobbiamo fare i punti coccodrillo praticamente. Noi abbiamo 16 punti a V, contateli, sono 16. In questi 16 punti a V andremo a lavorare un punto coccodrillo, uno lo salteremo, punto coccodrillo, uno lo salteremo. Quindi alla fine del nostro secondo giro avremo 8 punti coccodrilli. Coccodrilli, coccodrillo, va bene. Allora facciamo una catenella e iniziamo sulle nostre 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, iniziamo qua, intorno alle nostre, cioè praticamente il nostro punto coccodrillo, no? Facciamo 2, 3, non sto a spiegare il punto coccodrillo, 4, 5, quindi di nuovo, per quelle di voi che non lo conoscete, andate a guardare nella playlist punti all'uncinetto e il punto coccodrillo. Poi io voglio lavorare con il picot, quindi faccio 3 catenelle e qua entro e chiudo il mio picot. Bene, praticamente ho lavorato metà del mio punto coccodrillo. Adesso giro sull'altro, il secondo lato del mio primo punto V, e inizio a lavorare la seconda parte del punto coccodrillo. 2, quindi 5 punti alti intorno, 3, 4, 5 intorno al mio secondo punto alto del primo punto AV, e voilà, abbiamo il nostro primo punto coccodrillo fatto. Adesso come facciamo nel secondo punto AV? Diciamo che avviciniamo un po'. Nel secondo punto a V, dicevo che andiamo a saltarlo, però entriamo con l'uncinetto e per saltarlo facciamo un punto basso. Poi entriamo nel terzo e lavoriamo un punto a V, quindi intorno al primo punto alto del punto a V iniziamo a lavorare 5 punti alti, 3, 4 e 5.
Voilà. Potete fare una catenella tra di loro, potete fare due catenelle o il picot come faccio io, quindi dipende proprio. Però per quelle di voi che non siete pratiche di picot, ecco, sarebbe un bel esercizio. Secondo, soprattutto se iniziate con la lana. Poi passiamo sul secondo punto alto del nostro punto AV e facciamo altri intorno, no, al nostro punto, lavorando, facciamo altri 5 punti alti, 3, 4, 5. Eccoci qua con il secondo punto coccodrillo. Entriamo nel prossimo punto AV, qua nello spazio da una catenella, e lavoriamo un punto basso. Poi passiamo nel prossimo punto AV, filo sull'uncinetto, entriamo a destra di questo qua. E usciamo a sinistra intorno al primo punto alto del punto AV e iniziamo a lavorare il nostro punto coccodrillo. 2, 3, 4, 5. Bene, 3 catenelle, chiudiamo. Ma insomma, come dicevo, potete lavorare con una catenella tra di loro, non col picot. E torniamo a lavorare in su, no? Per completare il nostro punto coccodrillo sul prossimo secondo punto alto del punto AV. Quindi pieghiamo così, perché è più facile, insomma, vedete voi poi com'è più facile per voi. Io piego così perché mi sembra più facile. Andiamo, 2, 3. 4 e 5. Benissimo. Adesso nel prossimo punto AV, che è questo qua, entro nello spazio da una catenella, lavoro un punto basso. Ok, guardateli che carini. 3 li abbiamo già lavorati. Andiamo avanti a lavorare anche al quarto. Il quarto lo lavoriamo non in questo dove abbiamo fatto il punto basso, nel prossimo, no? Filo sull'uncinetto, entriamo intorno al primo punto alto del nostro punto AV e ci mettiamo a lavorare. 3, 4, 5, 3 catenelle, chiudiamo il picot. E ci giriamo per lavorare in su sul secondo punto alto dello stesso punto AV. Quindi piego così, filo sull'uncinetto, entro sotto il puntino, intorno, comincio a lavorare 2, 3, 4, 5. Bene. E di nuovo nel prossimo punto AV. Entro e faccio un punto basso. Ok, ho fatto già 4, praticamente ho fatto metà. Continuate così fino alla fine di questo primo giro. Se abbiamo lavorato correttamente, allora dovremo avere dove sono qua? Dovremo avere un punto AV rimasto non lavorato tra il primo e l'ultimo lavorato, no? Ok, adesso come facciamo per finire il nostro giro? Guardate, entriamo con l'uncinetto nel nostro primo punto alto del primo punto coccodrillo lavorato, questo qua, ok? E poi entriamo con l'uncinetto anche sotto, nello spazio da una catenella del nostro, guardate, del nostro punto AV qua, questo qua, ok? Quindi prendiamo questi due e entriamo anche qua sotto. Poi tiriamo il filo e facciamo un punto bassissimo per chiudere il nostro primo giro. Voilà! Adesso io voglio cambiare il colore, ma potete andare con lo stesso colore, dipende di ciò che avete in mente. Sapete che io con i colori poi cambio così, semplicemente. Taglio il filo del turchese scuro e
ho infilato qua il mio turchese chiaro, chiarissimo, molto chiaro. Ok, adesso come facciamo? Facciamo così. 1, 2, 3, 4. E sempre qua dove abbiamo chiuso, quindi sempre qua nel punto bassissimo, diciamo noi, entriamo e lavoriamo un punto alto. Ok, questo è il nostro primo punto a V. Adesso saltiamo nella, lo spazio da una catenella tra il nostro primo punto coccodrillo e lavoriamo il secondo punto a V, una catenella e ancora un punto alto. E adesso qua dove abbiamo realizzato, cioè nel punto a V saltato, dove abbiamo lavorato il nostro punto alto, entriamo, ups, sì, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo un altro punto a V. Ecco. Poi di nuovo nello spazio da una catenella tra il nostro punto coccodrillo nel punto a V, praticamente facciamo un punto a V. Praticamente noi cosa facciamo? Solo che abbiamo lavorato sopra questi punto a V, abbiamo lavorato i nostri punti coccodrillo, però se no il disegno sarebbe questo qua. Vedete da indietro? Praticamente nello spazio da una catenella di ogni punto a V del primo giro lavoriamo un punto a V nel terzo giro. Praticamente è questa la logica. Ok, filo sull'uncinetto, entriamo qua in questo punto a V che l'abbiamo saltato, dove abbiamo lavorato un punto basso e lavoriamo stavolta un punto a V. 1 e ancora 1, ecco, fatto. Poi nel punto coccodrillo un punto a V. 1, 1 e di nuovo nello spazio nel punto a V dove abbiamo lavorato il nostro punto basso, lavoriamo un altro punto V. E praticamente poi dopo, nello spazio di una catenella nel punto coccodrillo, facciamo un punto a V. Guardate, praticamente rifacciamo il primo giro uguale. Rifacciamo il primo giro, quindi avremo alla fine di questo giro di nuovo 16 punti a V. Ho finito il mio terzo giro, il mio secondo giro di punti a V. E adesso per chiudere il giro entro con l'uncinetto proprio come ho fatto nel primo giro, 1, 2, 3, nella terza catenella delle 4 catenelle iniziali, faccio un punto bassissimo e voilà. Abbiamo il nostro terzo giro o secondo di punto a V o primo del secondo modulo di punto coccodrillo, finito. Prendetelo come volete, una catenella. E adesso possiamo iniziare sulle 3 catenelle sulle nostre 3 catenelle iniziali, che sono il nostro primo punto alto del nostro primo punto a V, filo sull'uncinetto, entriamo dalla parte destra intorno alle 3 catenelle, uscendo in mezzo al punto V sulla parte sinistra, pieghiamo così e iniziamo con un nostro punto coccodrillo, primo nostro punto coccodrillo del secondo giro di punto coccodrillo, dico, quindi di coccodrillini piccolini, 1, 2, 3, 4, 5, picò, catenella, ciò che volete voi in mezzo, siamo così. Passiamo sul prossimo punto alto, il secondo punto alto delle nostre due, del nostro primo punto a V e lavoriamo il secondo set da 5 punti alti.
per finire il nostro primo 4-5, il nostro primo punto cocco, il nostro primo punto coccodrillo. Poi in quest'altro punto alto, nel secondo punto a V, entriamo nello spazio da una catenella, facciamo un punto basso, punto basso, punto bassissimo, uguale. Bene, guardate, andiamo avanti così anche per questo secondo. E praticamente noi da qua abbiamo imparato tutto, cioè adesso filo su uncinetto e andiamo a lavorare il nostro prossimo punto coccodrilo. È così che dobbiamo avanti per l'altezza desiderata del nostro sacchettino. 3, 4, ups, 4. Molto semplice. È troppo bello, veramente. E poi lo possiamo utilizzare, vi ho detto, per fare tante cose. Il punto coccodrillo, adesso lavoro la seconda parte sul secondo punto alto del mio punto a V, lavoro il mio secondo set, secondo set da 5 punti alti. Ho finito anche il mio secondo punto coccodrillo. Entro nel prossimo punto a V e faccio un punto basso. Voilà. Non è che è molto carino, vero? Poco bello, questo punticino. Ok, andate avanti così per, non lo so, 2, 4, 6, sì, una decina, 10, 12 giri. Dopodiché vi faccio vedere come finire tutto. Il sacchetto è, insomma, tutto. È abbastanza prevedibile. Ok, spero vi piaccia, molto carino. Ecco, sono arrivata alla fine del mio secondo giro e faccio ugualmente, vi volevo far vedere un'altra volta. Quindi sono arrivata qua, ho questo qua in mezzo, no? Che deve essere. Entro con l'uncinetto nel primo punto alto del primo punto coccodrillo e qua nel mio spazio da una catenella del punto a V rimasto non lavorato, no? E faccio, sono entrata così, passo il filo tramite queste due cose e anche tramite l'anello sull'uncinetto. Ok, adesso sono pronta per iniziare il mio terzo giro, però come dicevo io voglio cambiare il filo, ma se non volete non lo cambiate, andate avanti con lo stesso colore, certo. Ad un certo punto mi comprerò anche gli altri colori. Non voglio veramente annoiarvi con tutte le mie sfumature di azzurro, ma veramente sono rimaste solo queste. Bene. E adesso 3 catenelle, 4, scusate, 2, 3, 4. Poi, sempre qua, dove avevamo chiuso, nello stesso puntino, se possibile, entriamo e facciamo un punto alto. E questo è il nostro primo punto a V. Eccolo qua. Primo punto a V. Poi saltiamo nello spazio da due, da una catenella del nostro punto coccodrilo e facciamo un punto alto, una catenella, un punto alto. Poi, nello spazio tra i due punti coccodrillo, praticamente dove abbiamo saltato il nostro, abbiamo fatto il nostro punto basso, cioè tra nel punto a V che l'abbiamo saltato, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo anche qua un punto a V, quindi una, un punto alto, una catenella, un punto alto. Poi di nuovo nel punto coccodrillo, nello spazio da una catenella del punto coccodrillo, facciamo un punto. Ok, quindi adesso penso che tutti e tutte siete in chiaro con come si va avanti. Quindi andate avanti per ancora 7-8 giri, no? Questo è il terzo, ancora 7-8 giri. Dopodiché
vi faccio vedere come finirlo e rifinirlo. Eccomi qua con il mio portacellulare finito, cioè quasi finito, finito proprio il punto coccodrillo, non da lavorare. Guardate che bello, stupendo, vero? Finito da lavorare, ho fatto 12 giri fino a fine, mi sono fermata a 10, mi è sembrato un po' troppo cortino, quindi ne ho fatti 12. Quindi ugualmente, dicevo, adesso misuriamo un po'. Sì, sono su 12, diciamo 12 centimetri, quindi vedete voi, dicevo era 9 per 12, no? Sì. Quindi vedete voi se volete più lungo, più largo, più corto, più non lo so. Comunque, ugualmente potete fare anche una borsettina o un cappello. Perché per il cappello, quando arrivate qua, niente, proprio lo unite così. E voilà il cappello. Diciamo, adesso non è un cappello, certo che lo fate più grande, però è qua che viene messo un filo, no? In tutte le catenelle, poi tiriamo forte, cuciamo, facciamo un nodino. Non ho più voce. E ecco qua il nostro cappello, quindi molto semplice. Ugualmente possiamo fare anche una borsa a sacchetto. Ma come dico, certo che mettiamo più punti iniziali, no? Io ho iniziato con 48, certo che ci vogliono più punti, e poi certo che sarebbe meglio lavorare con un uncinetto di misura più grande, cioè almeno 3,5, 4, 4,5, non lo so. Comunque, una cosa che vada veloce, perché se no dormiamo. Però per un portacellulare è molto carino lavorato in cotone. Va bene. Adesso, per chiudere il tutto, abbiamo 4 e 4, no? Così. E qua ci mettiamo proprio a cucire, e che non abbiamo. Ma vabbè, potevo mettere questo. Ci mettiamo proprio a cucire queste catenelle qua. Tutto qua. Quindi, ago da cucire, filato dello stesso colore normale. Questo lo posso tagliare, questo no, perché il nodino è iniziale, invece questo sì, senza tagliare dei punti, certo sarebbe meglio. Questo lo lasciamo dentro ed ecco, mettiamo proprio così e vedete, sì, e ci mettiamo a cucire. Non ho fatto nessun nodino perché lo faccio qua. Guardate, così. Prendo, entro qua e voilà. Fatto il mio nodino e andiamo avanti così. Cucite per bene perché non vogliamo che ci si disfi nei momenti più belli della nostra vita. Scherzavo. Ma insomma, non vogliamo comunque, l'idea è che sì. Ecco. Andiamo avanti a cucire così. Adesso, se voi volete fare non lo so che cosa, potete anche foderare, cioè se fate una borsa sì che la foderate. Io voglio fare anche una borsa, io voglio fare molte cose, ma il mio problema, sapete qual è? Certo, il tempo. Ok, quindi sicuramente ci siamo capite. Andiamo avanti così e cuciamo tutto per bene, vedete? E col fondo allora siamo a posto. Dopo vi faccio vedere come fare un bordino, ma insomma qualsiasi bordino va bene, un bordino un po' più simpatico, no, per rifinire il nostro sacchetto. Certo
Certo che lo potete utilizzare come un sacchetto bomboniera anche, perché è molto molto bello. È un sacchetto che si lavora, cosa vi posso dire, qualche oretta, cioè non veramente un progettino, ecco, di un pomeriggio. Bello. Bel pomeriggio piovoso, non lo so, un bel pomeriggio che avete voglia di fare una cosina, l'uncinetto, il giorno dopo far vedere il vostro portacellulare. Ok, questo è Tommy, non vi preoccupate, lui abbaia, molto contento lui, piace abbaiare, non c'è niente da fare. Ok, facciamo di nuovo un nodino, no? Perché nel frattempo, ridendo, scherzando, cioè per lo più parlando, sono arrivata anche alla fine. Bene, facciamo un bel nodino perché, come vi dicevo, tutta la cosa deve essere anche sicura, e tagliamo. Adesso dicevo che non ho nemmeno le forbici. Ok, e voilà. Semplice, vero? Ok, poi qua sopra invece cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un bordino. Per il bordino facciamo, opala, facciamo così. Entriamo in questi qua, negli spazi tra i nostri. Ok, così. E facciamo un bordino di punti 1, 2, 3 di punto conchiglia, no? E quindi 2, 3, poi 1, 2, 3, e di nuovo picò, vi ammazzo col picò, e di nuovo 3, no? 2, 3, ecco. Poi saltiamo questo qua e nel prossimo qua facciamo la stessa, ups, facciamo la stessa cosa. 1, ecco, 2, 3, 1, 2, 3, lavoriamo il nostro picco e ancora 3 punti alti. Ma insomma, questa è un'idea. Certo che 2, 3. Voi potete poi fare, vedete? Viene una cosa del genere, molto molto semplice e carina. Certo che potete fare solo un giro di punti, ok. Solo un giro di punti bassi o di punto gambero. Ok, saltiamo il punto praticamente coccodrillo e tra di loro lavoriamo di nuovo. 1, 2, 3, 3 catenelle, le chiudiamo alla base del punto alto e ancora 3 punti alti. Non volevo vedere, spero che non, 3, che non stringa un po' questo modello, e infatti stringe un po', perciò scusate. Era un'idea, ma questa idea la dobbiamo fare con 4. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e quindi 4 e 4, ok? Non solo 3. Di nuovo 1, 2, 3 e 4. Ok, e adesso speriamo sia a posto con 4. Quindi vediamo 1, 2, 3,
4, vedete? E 1, 2, 3. Chiudiamo e facciamo ancora 4. 1, 2, 3 e 4. Ecco, con 4 va benissimo. Ok? Quindi andiamo avanti così a lavorare solo tra i punti, quindi qua tra di loro, a lavorare 4 conchiglie da 4 punti alti, un picco e 4 punti alti e così via. Sono arrivata alla fine, entro nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali, faccio un punto bassissimo ed ho finito anche il mio bordino. Guardate che carino con il bordino. Adesso vi volevo far vedere un tipo, proprio un tipo di, cioè un'idea di chiusura, ma certo che potete fare anche un bottoncino, non lo so, qualcosa, qualsiasi cosa volete. Ok, e per fare una chiusura semplice ma carina, un classico diciamo delle chiusure a sacchetto, ho lavorato 2 catenelle, una da un colore e dall'altro, che colori usati utilizzati per il progetto, da 100 100, sì. E faccio così. Qua abbiamo finito con 4 e 4 punti coccodrillo, no? Così, 4 e 4. Allora entro nella prima qua, mi aiuto con un uncinetto più grande, di misura più grande, no? È più facile, ecco, e vado tutto intorno. Entro proprio solo e solamente, vedete come entro solo e solamente nei punti coccodrillo, insomma. Quindi qua, oh mamma mia, dicevo mi aiuto con questo qua, ma mi sa che ok. Adesso giro e faccio la stessa cosa. Vado una volta indietro e poi sul davanti, vedete? Così. Ecco, ci sono quasi. Questa cosa qua la possiamo tagliare. Ci sono quasi, eccomi qua nell'ultimo punto coccodrillo e sono arrivata qua, no? Quindi adesso proviamo a fare sì che siano uguali e sapete cosa facciamo? Proprio un nodino con questi due qua, ecco, un nodino per chiudere. Vuole proprio, ecco, proprio qua. Bene, possiamo andare ancora una volta per sicurezza. Ok, tiriamo forte, forte, forte e tagliamo. Adesso questa esce da questa parte, no? Così. Invece quest'altra la voglio mettere che esca da qua. Allora, comincio da qua, dalla parte opposta, ok? Faccio ugualmente il giro, sempre negli stessi punti, no? Dove ho fatto il mio giro con il turchese scuro, quindi sempre qua. Invece qua ugualmente così, dicevo, è proprio la chiusura classica, posso dire classica a sacchetto, no? Ok.
ne ho ancora uno ed esco qua. Ok, ugualmente unisco questi due lati con un nodino, solo il filo, per questo sto così attenta, solo il filo, non le catenelle. Ok, quindi provate a fare l'unione. Ecco, adesso tiriamo, facciamo ancora un nodino, ma anche due, quindi 3-4 nodini per la sicurezza. Ok, e tagliamo i fili rimanenti, e voilà, vedete, ho fatto anche la mia chiusura, così posso portarlo in giro anche così. Sarebbe, come dicevo, e poi è semplice anche da aprire. Ok, quindi è questa l'idea. Va bene, ed è questo il progetto. Io spero vi sia piaciuto. Fate anche delle borse, così io, come vi dicevo, voglio fare e spero di riuscirne. Però comunque un basco lo faccio, e avete capito, anche per fare dei capelli, insomma, di tutto e di più. Adesso conosciamo anche la tecnica di lavorazione in tondo del punto coccodrillo. Ok. Al prossimo tutorial.